settimana con il guardaroba a capsula. Buonasera a tutti e benvenuti nel mio canale, io sono Isabella M e in questo canale vi parlo di moda, la mia più grande passione. Come sempre, se i miei contenuti vi piacciono, io vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere i prossimi contenuti. Potete trovarmi inoltre anche su Instagram. Detto questo, iniziamo con il video. Ho pensato di creare un piccolo guardaroba capsula in previsione del ritorno, insomma, al lavoro, del ritorno all'ufficio per chi lavora in ufficio. Non potevo chiaramente creare un guardaroba capsula che fosse universale e quindi il mio guardaroba capsula è in previsione, insomma, di un lavoro che sia un lavoro più o meno d'ufficio. Detto questo, io direi di venire subito ai capi, alla scelta che ho fatto dei vari capi e di mostrarvi i vari outfit che ho pensato per voi. Intanto inizio col dire che ho pensato ad una settimana, chiaramente di 5 giorni, perché solitamente la settimana lavorativa va dal lunedì al venerdì. Poi c'è anche chi lavora il sabato e quindi, vabbè, io ho fatto, diciamo, una settimana corta, quindi degli outfit che vanno dal lunedì al venerdì, ma tranquillamente aggiungendo un pezzo di sopra si può creare un outfit ulteriore anche per il sabato. Quindi veniamo a noi e vediamo tutti i vari capi. Per quanto riguarda appunto i top, ne ho scelti 5, uno per ogni giorno, perché comunque fa ancora caldo. Io personalmente sono abituata a cambiare la parte di sopra ogni giorno. So che c'è, insomma, chi non lo fa, ma io l'ho fatto semplicemente per dare delle opzioni un po' a tutti. Quindi per il primo capo ho scelto di inserire nel guardaroba capsula settimanale questa camicetta in lino, completamente in lino, super ampia ma anche corta di H&M. Questa è davvero molto carina, io la trovo molto molto elegante come camicetta, mi piace tantissimo, è super fine, leggera, fresca, però appunto anche quel tocco elegante con queste maniche così ampie. L'altro capo si tratta sempre di una camicia ed è questa camicia con questa fantasia, fiori super giganti, panna e nera. Questa qui l'ho acquistata qualche tempo fa, credo, mi sembra di averla presa in primavera. È una camicia che mi piace tanto e quindi ho deciso appunto di inserirla nel guardaroba capsula per la settimana lavorativa, per vedere, insomma, di sfruttarla e per vedere, insomma, come poterla abbinare. Quindi una camicia fantasia che sia di un tessuto morbido e fluido, insomma, adatto al periodo. Ho scelto poi questo top con le manichette a volant. Questo diciamo che è un compromesso tra un top senza la manica e un top con la manica, è una via di mezzo perché ha il volant che copre un po' il braccio. C'è anche da dire una cosa: io non sono stata molto rigida perché gli uffici in cui c'è veramente una rigidità nell'abbigliamento non sono tantissimi, e in molti uffici c'è molta rigidità in questo, nel senso che non si possono indossare maniche corte, non si possono indossare pantaloncini corte, gonne che siano sopra il ginocchio, bisogna avere sempre delle scarpe che coprano tutto il piede, quindi non vanno bene neanche i sandali. Però in molti altri uffici si possono veramente indossare qualsiasi genere di cosa, quindi io mi ricordo dove lavoravo io non c'era nessuno di questi problemi, potevamo andare in décolleté, in sneakers, veramente avevamo una flessibilità nell'abbigliamento veramente molto vasta. Quindi generalmente le persone che conosco io che lavorano in ufficio, che comunque hanno dei contatti con il pubblico, non hanno un dress code così rigido come era una volta, quindi mi sono permessa, insomma, di mettere anche la manichetta. Così, questo è un toppettino a costine di Upim, che è davvero molto carino, mi piace tantissimo, va giù bello strettolino e aderente al corpo e lo trovo, insomma, molto carino ed elegante, anche perché è comunque un toppettino con uno scoglio rotondo, quindi è accollato. Classica t-shirt a righe, sempre molto
classica e lo trovo insomma un capo che sta bene veramente con tantissime cose, anche infilandoci un blazer sopra. Io non ho ancora inserito i blazer perché comunque fa ancora molto caldo, poi so che ci sono anche uffici però in cui fa molto freddo e in cui insomma bisogna anche mettersi il blazer perché c'è l'aria condizionata a palle, quindi si sta meglio con la manica lunga. Però io ho scelto semplicemente tutti i capi che fossero portabili insomma per questo periodo in cui fa ancora caldo. Ciò non toglie che in questo guardaroba capsula potrei aver aggiunto tranquillamente un blazer per qualsiasi insomma per tutti i miei outfit. Comunque magliettina semplicissima, la classica insomma t-shirt marinara che ci sta benissimo con il periodo estivo. E poi ho scelto un toppettino un po' più particolare, che è questo toppettino qui, sempre con fantasia molto delicata, toni neutri, ha questa manichetta così a sbuffo con l'elastico e lo trovo insomma un capo davvero carino. Questo ha questo scollo quadrato davvero molto carino, insomma mi piacciono molto i top con gli scolli così che fanno risaltare proprio questa parte insomma del nostro corpo, mi piacciono un sacco. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate. Questo era un toppettino che avevo preso da H&M qualche mese fa e l'avevo indossato con il mio pantalone palazzo, quello blu, con il completo blu, l'avevo indossato assieme a quello e insomma ci stava benissimo. Per quanto riguarda la parte sotto ho scelto tre capi, allora due pantaloni, un pantalone a palazzo beige semplice dal taglio che scende dritto ed ampio perché è un grande classico, un colore neutro che sta bene con tutto, e poi ho scelto un pantalone un po' meno classico, un po' più direi anche sportivo perché ha l'elastico in vita, sebbene anche questo rimanga un capo comunque elegante se utilizzato nel modo giusto, e questo qui è un pantalone semplicemente che scende ampio 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 e arriva fino alla caviglia. Questo è di Pull&Dear, acquistato qualche mese fa. Questo è H&M, acquistato qualche anno fa, quindi non so se ci sia personalmente ancora, ma non l'ho più visto questo pantalone qui. Per non mettere poi solo i pantaloni tutta la settimana, ho deciso di inserire nel guardaroba capsula anche questa gonna satinata, sempre di H&M, che trovo insomma sempre molto elegante. Anche questa si può veramente utilizzare in tantissimi modi, sia in modo elegante, sia per una serata, per il lavoro, ma anche con delle sneaker, insomma è molto versatile come gonna veramente, e quindi ho voluto sceglierla insomma per vedere come poteva starci con i vari outfit. Passiamo alle borse, ne ho scelte due. Ho scelto la mia borsa color cuoio coccinelle semplicissima, questa la sto amando, ma quanto mi piace questa borsa, la adoro veramente. Tra l'altro è della misura insomma perfetta per me che sono piccolina, però è anche super capiente come borsa, mi piace tantissimo. Il color cuoio con i colori che ho scelto, che sono tutti colori abbastanza neutri, sta insomma molto bene. E poi sempre di un neutro ho scelto la mia borsa Valentino Bag, questa qui in color ecru, lo carina, è una semplice borsa anche questa, ma che io trovo sempre molto fine ed elegante ed è insomma perfetta per i look insomma anche un po' più sciccosi ed elegantini. Passiamo adesso alle scarpe, e come scarpe ho scelto due cose, una cosa molto classica, le classiche décolleté nere, queste qui tra l'altro avevano già l'applique e l'ho lasciata perché mi piaceva. E vi lascio in info box anche poi queste decorazioni qui che si trovano su Amazon, con cui io mi sto trovando molto bene perché sono semplicemente delle clip che si attaccano alla scarpa, semplicemente non la rovinano né niente, però danno quel tocco in più. Quindi ho scelto una classica décolleté nera che va bene appunto anche per i luoghi dove c'è insomma un dress code un po' più rigido. E invece poi all'opposto ho scelto proprio una cosa molto più casual, che sono delle semplici
ciabattine nude con tacchettino kitten heels molto basso, quindi semplici ciabattine che so non si possono indossare ovunque, però in tanti uffici si possono tranquillamente indossare, insomma non è che in tutti gli uffici, ripeto, cioè quella rigidità, come vi dicevo prima. Ho cercato di dare due alternative perché creare degli outfit tutti troppo rigidi non mi sembrava il caso, creare degli outfit tutti un po' troppo casual e sbarazzini non mi sembrava il caso, così ho cercato di fare insomma una via di mezzo. Ma detto questo, io adesso vi lascio la carrellata di outfit che ho creato per voi e ci vediamo dopo. Eccoci qui, il video è finito, spero tantissimo gli outfit vi siano piaciuti, io vi ringrazio ancora tanto, vi mando un bacione grandissimo, lasciate qui i vostri like, mi raccomando, i vostri commenti, grazie ancora e come sempre ci vediamo nel prossimo video!